quindi se devo dire un nome, visto che nessuno poi è andato sopra gli altri, quindi dico a lei. Quindi più diciamo siamo individuali, uno scudetto più di collettivo, diciamo, che di personalità, una su tutte, quando magari poteva essere stata. E questa sera, diretta straordinaria, dopo che si è aggiudicato lo scudetto, ecco i veri senza giacca, sullo sfondo quelli che ci hanno copiato. Ciao a tutti, cominciamo questa puntata straordinaria. Come vedete sarà la serata dello spruzzino, perché io sono completamente afono quasi. Lo stecchino ve lo spiegheremo dopo. Non vi sto a presentare i soliti amici, oppure sì. Da destra a sinistra, Marco, Paolo, Michele e Alberto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi. È una puntata straordinaria, per la prima volta andiamo in diretta la domenica sera dopo la partita, quindi siamo proprio qui freschi, alle nostre spalle ci stanno imitando, avete visto degli squallidi imitatori alle nostre spalle, quindi adesso io direi di cominciare subito con gli argomenti, visto che stanno festeggiando con Juventus campione d'Italia. E dicevano che già qui c'era qualche corteo. Sì, ho sentito qualche macchina bianconera già squillare trombe e clacson. D'altronde Pesaro è un bel feudo della Juve. Era la Croce Rossa quella. Io direi di affidare il primo commento sullo scudetto della Juventus al nostro juventinologo Massimo Paolo, Mauro, po' come ti chiami. Se continui a chiamarmi Massimo vado in crisi di identità, dai, cioè, allora, poi l'analista me lo paghi tu. Dai Mauro, vai Mauro, non ti chiamo più Massimo, Mauro. Sette scudetti, 4 Coppa Italia consecutive, Juve grandissima, niente da dire, però bisogna dire che le altre squadre a questo punto si devono fare delle domande, perché se vince sempre una, quella c'ha i meriti, ma gli altri c'hanno tutti i demeriti del mondo. Non è possibile un dominio in Italia di questo tipo. È una questione di fatturato, dai. Non solo. Non c'è solo quello. È una questione di fatturato, di organizzazione, di programmazione, di tante cose. Indubbiamente, su, non si tratta solo di quello. E di cosa si tratta? Entra, sì, più specifico. Organizzazione, cioè, fatturato viene da, non cade dal cielo, viene da un'organizzazione, da una pianificazione. Se tu hai una squadra e vendi Higuain a 90 milioni e investi in 3 giocatori invece che in infrastrutture, stadio, poi il risultato è questo. Secondi. Con Mazzarri, secondi con Sarri. Esatto. Infatti noi siamo partiti anche dal discorso di te che... perché mi pare che qualcuno dei nostri ascoltatori ci dica che siamo con la giacca, quindi ragazzi dobbiamo toglierci la giacca, perché sennò che senza giacca siamo, e noi ci togliamo la giacca e ci rimbocchiamo le maniche e si vedono le forme e mettiamo allora, il maglioncino, ci rimbocchiamo le forme, non ho capito, però a prescindere da questo diventiamo cicci. Ovviamente questa senza giacca mi costerà la definitiva perdita della voce, quindi però va bene così. Allora, vi abbiamo anticipato lo stecchino. Eccoci. In radiocronaca diretta cosa è stato detto questa sera? È stata detta una cosa veramente esilarante dal radiocronista al novantesimo minuto. Tutto il calcio minuto per minuto. Io spruzzo stecchino per stecchino. Descrivendo le gesta di Sarri che gironzolava tra la panchina e tra le due panchine furente, in tuta, masticando lo stecchino, in quanto incallito tabagista non riusciva a fare a meno della sigaretta e quindi tiene lo stecchino in bocca. Quindi questo è un omaggio a Maurizio Sarri, colui che invece di vincere lo scudetto prende le mosche, le zanzare, i coleotteri, i colibrì, le falene, di tutto. Non prende niente, ecco qui passa una falena. Ah, c'è anche ecco, i pioppi. Omaggio a Sarri e al sarrismo. Esatto. Al sarrismo. Quindi a questo pochi punto, fuochi d'artificio, tra l'altro. Per certi versi, non ha tutti i torti il nostro amico De Laurentiis quando dice che loro arrivano secondi anche con Mazzarri. Tuo amico. Chi di noi non è andato a vedere un film di De Laurentiis, Paolo? Non ci credo. Non ci credo, quindi l'hai foraggiato anche tu. Non sono suo amico. Noi siamo amici stasera di tutti. Siamo amici di tutti. Esatto, sì, siamo un gruppo di amici e amici di tutti.
Allora, questo Napoli quindi è ufficialmente arrivato secondo. Ancora un altro anno senza vincere nulla. La politica del rinunciare a tutto per puntare solo al campionato non ha pagato. Non ha pagato. Non paga, non, non paga. Paga. Lo dico da dicembre, da quando sono voluti andare fuori dalla Champions League. Non ha giocato l'Europa League. Ricordiamo quel miserevole, miserevole sedicesimo di finale con l'Ipsia in casa. E allora, dove vogliamo andare? Potevi fare strada in Europa League perché avevi la squadra per arrivare mercoledì a giocare contro l'Atletico Madrid, ma dopo ne parliamo della finale di Europa League. Hai buttato via la stagione, così tornate in Inghilterra, Sarri. Per me comunque tornate, vattene in Inghilterra. Vattene. Esatto, vattene in Inghilterra. Anche se in realtà... E mi dispiace per gli amici di Napoli, eh? E ne ho tanti, tanti che ci seguono. Sicuramente il torto più grosso di Sarri però è stato quello di non credere più nello scudetto dopo la vittoria della Juventus a Milano contro l'Inter. Allora, forse anche il Sassuolo avrebbe potuto credere nello scudetto dopo la vittoria a Milano contro l'Inter. Allora, Marco, se ne vede di tutti i colori, no? Oggi c'è stato questo Roma-Juventus, cos'era, un amichevole di fine estate, di inizio estate, che giorno siamo oggi, ad agosto? 30 minuti a centrocampo. 30 minuti, esatto, 30 minuti a centrocampo. Ciccio Graziani aveva detto 2-2, fuochi d'artificio, bim bim, qui tutti ormai contenti. Sul divano stavamo dormendo. Io mi chiedo, Suning! Suning! Ma perché non ti presenti con un pacco di biscotti Bucaneve e glieli dai a Squinzi? Perché non lo fai? Perché non lo hai fatto? Mannaggia la miseria! Suning! Bucaneve! E ne erano contenti a Sassuolo! Bastava andare con questi, coi Bucaneve. Ma coi Bucaneve, coi Ringo, coi Pavesini, col Mulino Bianco, con Banderas, l'abbiamo già detto l'altra volta. Solo l'Inter non fa i biscotti, solo l'Inter. Però adesso, ma domenica, c'è anche la possibilità. Facciamolo domenica. Con la Lazio? Sì. A che motivo? La Lazio ci sta alle calcagna come un orso inferocito. Ma no, però c'è l'Otito. Lo tiro, però forse lo no. È solo quella speranza, è solo quella speranza. Oltretutto stavamo ragionando prima, durante la diretta di Roma-Juve, stavamo ragionando sul fatto che forse Marco voleva andare domenica a vedere Lazio-Inter. Ma forse non ci vado perché per motivi di lavoro non c'è l'impossibilità. La VIS che fa i playoff, esatto, per lo scudetto della Serie B, tra l'altro. Il playoff della VL. Non... Lo scudetto della Serie B. Non parliamo della VL, poi ne parlerà Alberto. Cos'è lo scudetto della Serie B? C'è lo scudetto della Serie D. Si gioca non B, della Serie D. C'è uno scudetto. Hanno commentato che i Bucaneve nel caffè latte sono fantastici. Gli potevamo dare a Sassuolo. Bisogna dirlo a Squinzi. Esatto. Ma Squinzi è un imprenditore del cemento. Cos'è? Cosa gli importa dei Bucaneve? Allora, io dico che adesso... Cosa vuoi mettere le mattonelle nel... Due tegolini. Il colle, insomma. Finisco il concetto che avevo cominciato oggi in quella diretta che poi non ho potuto pubblicare oggi, che è saltata. Me ne scuso con tutti i miei follower. Followers. Me ne vado a Hollywood. Allora, Spalletti ha già fatto tanto. Concordo con gli amici dell'Interclub Pesaro, Luciano, con il materiale umano che aveva a disposizione ha fatto tanto. Anche Spalletti è molto bravo a arrivare secondo. E infatti è a portare la Roma in Champions League, perché ieri sera ha portato la Roma in Champions League, certo, con la nostra sconfitta, matematicamente. Quindi, è stato tutto... abbiamo visto stasera. No, lui, la Roma era già qualificata ieri. Era già qualificata ieri. E Luciano, perdendo col Sassuolo, ha fatto qualificare la Roma. Quindi due anni con la Roma, due anni di Champions League, quest'anno Roma in Champions League. Col materiale umano che aveva a disposizione ha già fatto tanto. E io l'ho detto anche oggi, quando si gira... E l'Inter è in difficoltà, sotto di 1-0, con, come si chiama il trio Medusa del Sassuolo? Noi tre. Magnanelli, esatto, un girafone di 8 metri che le prendeva tutte, dicendo, pim, pim, le prendeva tutte, non ne prendevamo una. Quell'altro Politano che è in orbita... Ottorino Cicco, Gattuso, il terzo che era Berardi, che ha fatto due gol,
E il quarto attaccante del Sassuolo è Babacar, che a me mi sembra un personaggio di un cartone animato. Comunque, no, Babacar. È un'app. Blablacar. Allora, cosa voglio dire con questo concetto? Però adesso la chiudo perché sennò è troppo lunga. No, ma tu, stasera è la tua serata. Spalletti si gira verso la panchina. Oh ragazzi, siamo sotto dei due gol, ma devo riprendere. Si gira Padelli, Berni, Santon, il mitico D'Albert, e Borca Valero. Però una domanda. Con questa condizione, perché ha fatto entrare Santon a 3 minuti dalla fine di Inter-Juve? È stato un errore che ha ammesso. Che ha ammesso. Ciao. Mi guardo dall'alto. Allora, dicevamo, la Juve Borca Valero e Caramò e Deder entrano. Questo materiale umano non si può pretendere di più di quello che ha fatto. Questo è il concetto che volevo esprimere da prima. Io l'ho detto a gennaio, nella prima trasmissione che abbiamo fatto in Austria, l'Inter è da quinto, sesto posto. Non spero di essere smentito domenica. Sta lottando per il quarto. Perfetto, spero di essere smentito domenica e do i meriti a Luciano di essere riuscito con questo materiale umano ad arrivare a lottare il 20 maggio per il quarto posto. Però c'è da dire un'altra cosa, Marco. Effettivamente, metti che domenica non va come deve all'Inter. Comunque, stagione fallimentare. No, però è una qualificazione diretta in Europa League. Stagione fallimentare. Senza i preliminari, è importante. Sì, stagione fallimentare. Mentre probabilmente i preliminari li giocherà l'Atalanta. Sì. Perché noi, in virtù dei risultati di oggi, Milan-Atalanta 1-1, l'Atalanta probabilmente arriverà settima e quindi dovrà andare ai preliminari e cominciare l'Europa League. Ho sentito con 3 turni addirittura. Tre turni. Quello del 31 luglio. Esatto, il 31 luglio vanno in campo. Esatto, il 31 luglio, quando noi ancora giochiamo prima di andare in sosta estiva a calcetto. Esatto. Tanto sì, per sì, dirla sì. Tutta. Ci sono molti interventi, vedo, però dai gli ascoltatori. L'Atalanta non ha nazionali particolari, per cui possono cominciare la preparazione prima, allora non gli cambia tanto e la fanno seriamente. Sì, quello è vero. Quali interventi ci sono? Scusate. Dal pubblico chiedono se l'Inter deve ripartire dal riscatto di Raphinha e Cancelo il prossimo anno o servono nuovi innesti. Rispondo io. Prima dico una cosa io, cioè il riscatto nel senso che li rapiscono e dopo il sacco li fanno uscire. Esatto. Chiamiamo il nostro amico Pacio Gomez, esatto, per intervenire con i suoi amici e ottenere il riscatto e lui sa a cosa ci riferiamo. La domanda è pertinente, caro ascoltatore, nonché parente stretto. Figlio. Cancelo e Raphinha ce li potremo riscattare, ce li potremo permettere solo con questa stramaledetta qualificazione in Champions League. Altrimenti 70 milioni su Ning nei dentini. Nei dentini. Senti, io oggi sono stato testimone di una partita, sono andato a Bologna a vedere Bologna-Chievo. Sì. A proposito dei biscotti di prima, credo che oggi la giornata sia stata davvero il top del biscottame possibile italiano, perché un Cagliari che vince a Firenze, un Chievo che vince a Bologna, l'ho visto io oggi, è stata una cosa, insomma, il Bologna quasi non marcava. Abbiamo avuto tutto il resto. Abbiamo avuto Bologna in vaso di Pandori, Firenze in vaso di casse di Cannonau e Porceddu e il Mirto. Sì, senza dubbio. Torino, senza le dubbio. Anguille del Po che arrivavano. Però anche... non sono arrivate in tempo, sì, quindi alla fine hanno vinto. Comunque a Bologna quest'anno non spendono un soldo nei cesti di Natale. Riapre la Melegani. Saputo, ce l'ha tutti regalati, Saputo. Sentite, l'ho saputo. Sì, l'ha saputo. Ma voi che siete in questo tavolo diversi di fede nerazzurra, l'uomo ragno si salverà? Io l'ho detto da sempre, l'uomo ragno si salva, va a vincere a Chievo. No, non gioca col Chievo. Con chi gioca? Non gioca col Chievo, l'uomo gioca a Napoli. Gioca a Napoli. A Napoli Crotone, vero? Napoli Crotone. Io l'ho detto da due dirette, il Crotone retrocede. Allora il Crotone si salva. È la sua unica speranza e il mio pronostico. Comunque l'unica speranza del Crotone è il mio pronostico. Ti siamo uomo ragno. Assolutamente. Ti farò anche Chievo. Davide Giulio Dori chiede perché non commentate i suoi biscottini. Quali sono i biscottini di Giulio Dori? In che categoria gioca? Non lo so. Ma Davide, dacci lumi su quali sono i tuoi biscottini. Quale categoria?
Davide, esplicati. No, ma sicuramente sarà un doppio senso, ma noi no, siamo no, stanchi, lui quindi... ha fatto una domanda prima, vedo. Ah, ecco. Lotito fa i soldi con i giocatori, i cinesi vogliono i soldi della Champions League. Una buona uscita fatta bene bene per De Vrij sarebbe da fare così, come fanno a Torino per ammissione di Buffon. E qui la frecciatina contro i bianconeri da parte di un fedele amico nerazzurro, Davide Giulio Dori, che mi ecco segue sempre e saluto con affetto. Ecco quindi cosa voleva dire. Esatto. Allora, quindi se, probabilmente secondo voi chi retrocede quando è la fine? La Spal, il Crotone, il Cagliari? Crotone. Crotone? Alberto? No. Cioè, sì, ma dimmi non che retrocede. Il Crotone no. Il Crotone no. Due. Il Chievo con chi gioca? Il Chievo gioca l'ultima col Benevento. Col Benevento. Dovrebbe, insomma, essere... Non è detta. Due punti, il Cagliari c'ha in casa l'Atalanta e poi... Visto come stanno andando le cose, potrebbe anche retrocedere, perché il Benevento può fare... Anche potrebbe andare a vincere a Bologna? A Verona. È difficile, difficile. Il Cagliari per l'amico Pieruzza, speriamo di no. Dipende se gli piacciono i Pandori o meno. Allora, l'unico risultato intelligente, cioè razionale di oggi è stata la Spal, che ha perso col Torino, retrocede la Spal. Ha perso o ha pareggiato? Scusa, la Spal 1-1. A Torino Spal 1-1. Pareggiato, allora tu sei, allora, scusa, ha perso, ha vinto il Torino. Ha vinto il Torino 2-1. Ha vinto il Torino 2-1 ha vinto il Torino. Vi porto i saluti di Paccio Gomez che si è appena connesso. Allora la Spal ha perso. Allora la Spal, ti sei, va giù la Spal. Ti sei guadagnato il tuo minuto di gloria. Allora, sai benissimo che mercoledì ci sarà la finale di Europa League. Solo tu puoi dirci qualcosa a proposito di Atletico Madrid-Marsiglia. Quindi illuminaci su questa partita che assegnerà l'Europa League. Che è una partita di cartello, ma non il cartello di Medellin. Ciao Paccio. Dal suo rifugio. Allora. Atletico Madrid, Olympique Marsiglia, Cholo Simeone contro Garcia. Garcia è un allenatore che ha, il tenente Garcia, quello di Zorro, che ha allenato la Roma. E secondo me dovrebbe essere una partita molto bella da vedere, del gran spettacolo, però io, se volete uno pronostico, per me Cholo Simeone ce la fa. E chi segna? Il Ciolito, il figlio? No, impossibile. Però Cholo Simeone dovrebbe farcela. Ci sono altre domande. Che domande? Vai con le domande della giacca anch'io. Filippo Tombari, cosa ne pensate delle dichiarazioni di Zenga sul rendimento delle squadre in lotta per non retrocedere a fine stagione? Ce lo siamo detti adesso. Ne abbiamo parlato. Hanno una grande benzina, dato abbiamo detto, da mulini bianchi, da Doria, da Motta, da tutti i prodotti a marchio Coop, Conad, eccetera, che sono dei biscotti. Quindi. Del resto da Crotone cosa ci portano? Perché lì c'è i Pandori, il Miro. Da Crotone cosa ci portano? Lui lo sa. Il nostro è l'Anduia. Vi annunciamo anche che durante l'estate, no, volevo dare questo annuncio importante, perché durante l'estate, quando parleremo di calciomercato, di mondiali, Michele ci aiuterà anche con una bellissima rubrica di enologia, di gastronomia, in quanto lui è un grosso esperto gastronomo e quindi andrà a trovare. Non lo sapeva neanche lui, ma adesso lo sa. Potremmo sapere, per esempio, tutti i cibi preferiti, non so, in Islanda, in Giappone, in Costa Rica, perché tu sei appassionato di questo durante i mondiali. Anche cibo estrico. Facciamo la rubrica. Una signora ha invitato il cameraman a togliere la giacca e lui ha fatto. Angela ha fatto. Non mi farei vedere totalmente, o forse meglio di no. Questa cosa direi che non fra può passare. Fra poco ti invito a togliere, allora, anche la camicia. Ci stiamo avviando alla conclusione. Andiamo un attimo sulla VL. Alberto, sulla VL si è salvata. Si è salvata, lo sappiamo tutti. Abbiamo lanciato il nuovo tormentone, il notto dell'estate. E quindi anche quest'anno retrocediamo il prossimo. Diciamo, parliamo invece di VL, invece di parlare di VL, vorrei solo parlare di basket minore, dicendo che il Bramante sta giocando le finali di Serie C e dà appuntamento tutti i giovedì per la quarta partita, in casa, credo alle 21, alla Baia Flaminia.
Forza Bramante, cerchiamo di battere gli anconetani che sono anche antipatici, quindi sarebbe una bella soddisfazione. L'ODSD ancora ci crolla, non importa. Con la Pesarese l'ODSD ancora ci sta. Allora, a questo punto, visto che abbiamo, visto che è passato questo messaggio per il Bramante, sentite, se avete una squadra, no, se avete una squadra che fa, non so, il campionato del liceo scientifico, se avete una squadra che fa il campionato del Lungofoglia, il Bramante in questo momento è la seconda squadra pesarese di basket che sta giocando. La Delfina esiste ancora? La Delfina esiste ancora, purtroppo gioca nelle serie inferiori. La Lupo? La Lupo, esistono tutte le squadre Pesaro, ma quella ma non che gioca nessuna. Non gioca nessuna, i campionati stanno finendo. Scusate, nel museo della Delfino noi ci siamo. Sì, nel museo ci sono le nostre foto. Quello con i fossili messi a parete. Ci sono due domande. Sì, ci sono ancora due domande. Vai. Una, se si romperà il gemellaggio tra Lazio e Inter domenica prossima, perché l'Inter deve vendicare il 5 maggio. Due secondi. La seconda domanda, domani è il 14 maggio, Zannaboni, Ale, e domani è il 14 maggio, chi si ricorda cosa è successo, a parte Paccio? Io non me lo ricordo. Se non ci illumini, forse è stato qualche data storica dell'Inter? No, 14 maggio, a parte Paccio.